innovazione e tradizione. Queste sono le forze del nostro paese, un paese che ha una tradizione ultramillenaria in tutti i campi, ma anche nel campo dell'alimentazione, e della, sia in termini di qualità che in termini di gusto. Le tecnologie sono a servizio di questa tradizione e quindi rappresentano la vera innovazione. La forza del Gambero Rosso sta nel fatto che tutte queste cose non sono fatte in maniera teorica, sono fatte da una conoscenza straordinaria del territorio italiano, abbiamo 30 anni di vita nel nostro paese, ma anche da 10 anni nei quali accompagniamo i prodotti italiani, i produttori italiani a livello internazionale in 30 capitali del mondo. Quindi sono non delle invenzioni, ma sono le cose che presentiamo oggi il risultato di 30 anni di lavoro. E per risollevare, anzi per potenziare il settore del food, nel Made in Italy soprattutto, basta questo o dovrà essere accompagnato da necessarie iniziative future? Ma le iniziative sono sempre costantemente in atto da parte della nostra azienda, e però la nostra azienda ha una fortissima visibilità sull'Italia che ce la fa, che ce la può fare, sull'Italia dell'eccellenza. Quindi queste cose sono in atto, che vanno sempre potenziate, sono tante e sono molto positive. Il problema del nostro paese rimane quella parte, e non è l'agroalimentare, che ha problemi seri e che richiederanno, temo, tempi lunghi. E dal punto di vista politico invece, siete soddisfatti di questa contaminazione, di questa relazione tra voi, esponenti illustri del settore, e i componenti del governo? Il ministro Martina e il MIPAF stanno svolgendo tempi rapidi, un momento difficile, un'azione straordinaria, senza togliere nulla a governi e governanti precedenti, ricordano il miglior Paolo De Castro, che ci rappresentano a caso in maniera degnissima a livello europeo. Quindi da parte dell'amministrazione centrale questo esiste, dalle amministrazioni locali, che nel campo agroalimentare sono importanti, sono a macchia di leopardo, e quindi ce ne sono alcune straordinarie, altre più sofferte, e il sistema delle camere di commercio va riformato.